Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 18 novembre, ricordiamo Santa Filippina Rosa Duchense. Ascoltiamo. Rosa Filippina Duchesne nacque il 29 agosto 1769 a Grenoble, in Francia. Fu educata dalle visitandine e, attirata dalla loro vita contemplativa, a 18 anni vi ritornò come novizia. Allo scoppiare della Rivoluzione francese, la comunità fu dispersa e Filippina tornò in famiglia, alleviando le sofferenze di molti, visitando i prigionieri e soccorrendo i malati, i poveri e i bambini. Nel 1804 Filippina, avendo appresa l'esistenza di una nuova congregazione, la Società del Sacro Cuore, decise di offrire se stessa e il monastero alla fondatrice della società. Dopo la professione religiosa, insieme al desiderio di vita contemplativa, si fece più viva in lei la chiamata alle missioni, nutrita fin dall'adolescenza. In una lettera alla madre fondatrice della società, le confidava l'esperienza spirituale da lei vissuta nella notte di adorazione di un giovedì santo, interamente trascorsa davanti all'Eucarestia. «Tutta la notte sono stata nel nuovo continente. Portavo in ogni luogo il mio tesoro, il Santissimo Sacramento. Avevo anche molto da fare con tutti i miei sacrifici da offrire. Una madre, delle sorelle, dei parenti, una montagna. Quando lei mi dirà, ecco, la mando, le risponderò subito, parto». Nel 1818 il suo sogno si realizza. Fu inviata nel territorio della Louisiana per rispondere all'appello del vescovo che cercava una congregazione di educatrici per aiutarlo ad annunciare il Vangelo agli indiani e ai giovani francesi della sua diocesi. A St. Charles, presso St. Louis, nel Missouri, Filippina fondò insieme ad altre quattro compagne la prima casa della società, fuori dall'Europa, in una situazione di freddo estremo, lavoro duro, ristrettezze economiche. Filippina e le sue quattro compagne continuarono la missione con coraggio, spostandosi in più posti. Il coraggio e le lunghe ore di contemplazione impressionarono tanto gli indiani, che la battezzarono la donna che prega sempre. La sua salute non poteva però più sostenere la vita attiva da missionaria. Nel luglio 1842 ritornò a St. Charles, per quanto il suo desiderio per le missioni fosse sempre più vivo nel suo cuore coraggioso. «Provo lo stesso desiderio ardente per la missione delle montagne rocciose o qualunque altra del genere che provavo in Francia per venire in America». Filippina morì a St. Charles nel Missouri il 18 novembre 1852 all'età di 83 anni. Santa Filippina finì in missione, anche se questo non era il suo desiderio originario, e proprio gli indiani tra i quali lei stava le hanno dato un altro nome, l'hanno quasi ribattezzata, e la chiamavano così, la donna che prega sempre, proprio per l'atteggiamento di preghiera e di meditazione che in lei era tanto frequente. Adesso io vi propongo tipo un piccolo gioco che può essere divertente, un piccolo scherzo, ma io vi dico prendetelo seriamente e pensate voi missionari da qualche parte con questo popolo straniero che vi vede, che vi osserva, come vi potrebbero ribattezzare? Come lei, la donna, l'uomo che prega sempre? Qual è l'attitudine che vi caratterizza, che magari loro avrebbero potuto cogliere? E forse è un'attitudine buona, oppure forse è qualcosa che possiamo perfezionare, non lo so. Però fatecelo questo piccolo pensiero, questo piccolo esperimento con la fantasia. Chissà che non sia un modo anche per aprire la nostra coscienza a qualche novità e a qualche piccolo passo in più per la nostra conversione. E quindi ci affidiamo a questa nostra sorella, San Filippina Rosa, prega per noi.